sei in custodia. Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Questa è un'altra partita che ho giocato sempre insieme ai Lupi Valseriana. Oggi stavamo giocando ad una modalità nuova che non abbiamo mai giocato e di cui non avete mai visto sul mio canale, che è la modalità VIP, dove noi squadra attaccante dovevamo prendere il VIP, sei in custodia, e trasportarlo al punto di estrazione che era posizionato dall'altra parte del bosco. Vieni con me. La cosa non sarebbe stata facile perché in mezzo ci sarebbero stati due difensori che avrebbero dovuto evitare di farci consegnare il VIP. Il VIP era armato di una pistola Glock 17 e aveva la possibilità di sparare ai difensori. Al contrario, se veniva colpito alle braccia non poteva sparare, se veniva colpito alle gambe non poteva muoversi prima di venire curato, e se i difensori colpivano l'ostaggio alla testa o al petto avrebbero comunque perso la partita perché l'ostaggio non andava ucciso. Ok. Inizialmente io, che dovevo scortare personalmente l'ostaggio, sono rimasto un po' più indietro, i miei compagni sono avanzati, noi siamo rimasti lì fermi e abbiamo aspettato che la partita cominciasse a svolgersi per cominciare poi a muoversi successivamente. Ma non è andata molto bene perché subito il nostro compagno è stato colpito, quindi eravamo solo quattro attaccanti contro due difensori. Allora comunque comunico via radio a Sky che sarei andato a dargli una mano. Tu puoi sparargli loro, no? Ok. La situazione non migliora perché un altro dei nostri compagni viene colpito e quindi rimaniamo io, Sky e il VIP contro i due difensori. A questo punto, allora lascio un momento l'ostaggio fermo in modo da poter avanzare senza di lui, un po' più tranquillo, e vado a dare una mano a Sky. Non sappiamo bene dove sono le posizioni dei difensori, uno è circa qui davanti a me, lontano nel bosco, ma non lo sappiamo bene, mentre il secondo scopriremo troppo tardi che era posizionato in alto. Io rimango qua. Mi spara. Mannaggia lui. Sky mi sta sparando quello sotto. In questa direzione non sono riuscito a vederlo. Ed ecco che in questo momento viene colpito anche Sky, quindi rimango io da solo insieme al VIP contro i due difensori e con l'obiettivo di andare a scortare il VIP al punto di estrazione. Qui il difensore mi spara qualche colpo, era là sopra in mezzo alla vegetazione, l'avevo visto abbastanza bene. Qui c'è un piccolo conflitto a fuoco fra noi due, ma che si concluderà bene perché in questo momento lo colpisco. Preso? Gli chiedo conferma dell'uccisione perché non aveva alzato, il braccio, no, non ero sicuro. E a questo punto richiamo a me e il mio compagno VIP per andare a cercare di raggiungere il punto di estrazione, visto che avevo eliminato il nemico sopra. La mia idea è di andare da questa parte. Tento che potrebbe vederci lo stesso. Cosa ha detto? Ok. Sali sopra di me. Visto che l'altro difensore era nella parte bassa del bosco e avevo ucciso quello nella parte alta, la mia idea era di avanzare tutto costeggiando tutto il bosco dalla parte alta e riscendere al punto di estrazione per cercare di aggirarlo.
questa direzione. C'è tutto il bosco. Merda. E infatti anche lui si rende conto di quello che stavamo facendo e comincia a spararci, incurante del fatto che potrebbe colpire il VIP. Stai nascosto. Sfruttiamo comunque la nostra posizione di vantaggio per continuare ad avanzare. Sì, è. Sì. Arrivo. Qua sotto, vicino a me, c'era il telo. Il telo che segnalava il punto di estrazione era esattamente, lo si vede in questo momento, era dall'altra parte del sentiero. Spara. Nella discesa viene colpito il VIP, che quindi in questo momento non può più muoversi, se non che io vada a curarlo, e mi ritrovo in una situazione abbastanza difficile perché lui mi spara ma io non riesco a vederlo. Ero veramente con un'ansia incredibile, però comunque, come vedrete ora, me la sono giocata abbastanza bene. Qui provo a fare una cosa molto da pro, cioè sparare al contrario di mancino, ma non funzionerà molto bene, quindi tornerò subito a sparare normalmente. Il conflitto a fuoco continua, quindi visto che non stava succedendo nulla, provo a fare un'azione che potrebbe sembrare fuori di testa, cioè di scendere allo scoperto e provare a curare il VIP. Dove t'ha preso? E estraggo dalla sua tasca la bandiera, che era una specie di benda. Merda. Per curarlo. L'ho visto, E in questo momento anche il difensore fa la sua mossa, si sposta alla sinistra dietro la vegetazione. Quindi qui un po' in crisi, provo a rianimarlo velocissimamente per poter fare una corsa al punto di estrazione che era lì molto vicino, visto che il difensore ci aveva lasciato via libera. Qui il VIP mi comunica che lui è il punto di estrazione, che mi può coprire mentre raggiungo anch'io il punto, e la partita si conclude così. Missione completa? Sì, Telo! Bene ragazzi, questo video è finito, come sempre vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo.